Dal libro Padre Pio, un pensiero per ogni giorno dell'anno. Se vuoi essere perfetto, abbandona lo spirito del mondo. Ecco finalmente ritornato il mese della bella mammina. Questa cara mammina seguita a prestarmi premurosamente le sue materne cure, specialmente in questo mese. Le cure di lei verso di me toccano la ricercatezza. Che cosa ho fatto io per avere meritato tanta squisitezza? La mia condotta non è stata forse una smentita continua, non dico di suo figlio, ma anche del nome di Cristiano. Eppure questa tenerissima madre, nella sua grande misericordia, sapienza e bontà, ha voluto punirmi in un modo assai eccelso, col versare nel mio cuore tali e tante grazie, che quando mi trovo alla presenza sua e a quella di Gesù, sono costretto ad esclamare: dove sono? Dove mi trovo? Chi è che mi sta vicino? Mi sento tutto bruciare senza fuoco. Mi sento stretto e legato al figlio per mezzo di questa madre, senza neanche vedere le catene che tanto stretto mi tengono. Mille fiamme mi consumano. Sento di morire continuamente e pur sempre vivo. Che cosa è ciò che soffro in paragone di quello che per i miei peccati mi sono meritato? Vorrei avere una voce così forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna, ma poiché ciò non è il mio potere, ho pregato il mio angiolino a compiere per me questo ufficio. Finché hai paura, non peccherai. Sicuro che si soffre, però bisogna confidare. Vi è il timore di Dio e il timore di Giuda. La troppa paura ci fa operare senza l'amore. E la troppa confidenza non ci fa considerare e temere il pericolo che dobbiamo superare. L'una deve dare la mano all'altra e andare insieme come due sorelle. Così bisogna sempre fare, perché se ci accorgiamo di avere paura o di temere troppo, dobbiamo allora ricorrere alla confidenza. Se confidiamo eccessivamente, dobbiamo invece avere un po' di timore, perché l'amore tende all'oggetto amato. Ma nell'avanzare cieco non vede, ma la santa paura lo illumina. Il demonio ha un'unica porta per entrare nel nostro animo, la volontà. Delle porte segrete non ve ne sono. Nessun peccato è tale se non è stato commesso con la volontà. Quando non c'entra la volontà non è peccato, ma debolezza umana. Allorché mi metto a considerare le grandi battaglie superate col divino aiuto sopra del demonio. Ne conto tante da non potersi enumerare. Chissà quante volte, se lui non mi avesse stesa la mano, la mia fede avrebbe vacillato, la mia speranza, la mia carità venuta meno. Il mio intelletto si sarebbe oscurato, se Gesù, solo eterno, non l'avesse illuminato. Riconosco, purtroppo, essere tutto opera del suo amore infinito. Nulla egli mi ha negato, anzi, tengo a dichiarare che mi ha dato più di quello che io ho domandato. Piacesse a Dio che si ravvedessero queste povere creature e ritornassero davvero a Lui. Per i peccatori bisogna essere tutte viscere di madre e per queste bisogna avere somma cura, poiché Gesù ci fa sapere che in cielo si fa più festa per un peccatore pentito che per la perseveranza di 99 giusti. È veramente confortante questa sentenza del Redentore per tante anime che disgraziatamente peccarono e poi vogliono ravvedersi e tornare a Gesù. Quando l'anima geme e teme di offendere Dio, non lo offende ed è lontanissima dal peccare. Non ti spaventino le molte insidie di questa bestia infernale. Gesù, che è sempre con te e che combatterà con te per te, non permetterà mai che tu possa venire contraffatto e vinto. Gesù dice che è venuto in questo mondo non per salvare i giusti, ma i peccatori. Non per curare i sani, ma per risanare gli infermi. Gesù ha voluto fare di me un esempio di grazia da proporre a tutti i peccatori, affinché non disperassero della loro salvezza. Di due cose dobbiamo supplicare di continuo il dolcissimo Signore nostro, che accresca in noi l'amore del timore, perché quello ci farà volare nelle vie del Signore. Questo ci farà guardare dove mettiamo il piede. Quello ci fa guardare le cose di questo mondo per quelle che sono. Questo ci fa guardare ogni trascuratezza,
allorché poi amore e timore si daranno un bacio, non è più in poter nostro il concedere affetto alle cose di quaggiù. Tieniti sempre forte nella fede e vigilante, che così saranno fugate tutte le arti maligne del nemico. Questo appunto è l'ammonimento che ci dà il principe degli apostoli, Pietro. Siate temperanti e vegliate, perché il diavolo vostro avversario è come leone che ruggisce, va in giro cercando chi divorare. A lui resistete forti nella fede. La pace è la semplicità dello spirito, la serenità della mente, la tranquillità dell'anima, il vincolo dell'amore. La pace è l'ordine, è l'armonia in tutti noi. Ella è un continuo godimento che nasce dalla testimonianza della buona coscienza. È l'allegrezza santa di un cuore in cui regna Dio. La pace è il cammino alla perfezione. Anzi, nella pace si trova la perfezione. E il demonio, che conosce assai bene tutto questo, fa tutti gli sforzi per farci perdere la pace. Se vi sono degli insipienti che motteggiano l'operato dei figli di Dio, ridetevene altamente e seguitate nella corsa del bene intrapreso. Il premio è promesso dal Divino Maestro non a chi ha ben cominciato, ma a chi persevera sino alla fine. Il pensiero di non essere in grazia agli occhi di Dio, il dubbio dell'abuso dei santi sacramenti, di non aver trattato santamente le cose sante, di non essermi confessato tutto è bene, è una spina che mi lacera continuamente il cuore e non so a quale santo più votarmi, non so a quale mezzo più adoperare. Ci sono gioie così sublimi e dolori così profondi che la parola mal saprebbe esprimere. Il silenzio è l'ultimo espediente dell'animo, nell'ineffabile felicità come nelle supreme oppressioni. La semplicità è una virtù, però fino ad un certo punto. A questa non deve mai mancare la prudenza. La furberia e la scaltrezza, invece, sono diaboliche e fanno tanto male. Tutte le stagioni dell'anno si trovano nella tua anima. Tu vorresti che tutto fosse nella primavera e nell'estate, ma bisogna che sia questa vicissitudine, così nell'interno come nell'esterno. Nel cielo tutto sarà di primavera, quanto alla bellezza. Tutto di autunno quanto al godimento, tutto di estate quanto all'amore. Non vi sarà alcun inverno, ma qui l'inverno è necessario per l'esercizio dell'abnegazione di mille piccole ma belle virtù che si esercitano nel tempo della sterilità. Preghiamo incessantemente per i bisogni attuali della nostra diletta patria, dell'Europa e del mondo intero. Dio misericordioso, abbi pietà delle nostre miserie e dei nostri peccati. Ridoni a tutto il mondo la tanto sospirata pace. Il Signore fa vedere e chiama, ma se non si vuol vedere e rispondere, è perché piacciono i propri interessi. Non ti meravigliare affatto delle tue debolezze, ma riconoscendoti per quello che tu sei, senza sconfortarti, piegati subito col cuore dinanzi a Dio, confessa candidamente la tua infedeltà ed incostanza a Lui. Proponi e chiedigli aiuto affinché ti mantenga sempre le mani addosso perché tu non abbia a deviare. L'indignazione discende dall'ira, essa si ha quando qualcuno stima gli altri indegni di possedere quello che hanno, essa vorrebbe vederli umiliati ed avviliti col castigo. Quando si passa dinanzi a un'immagine della Madonna, bisogna dire: Ti saluto Maria, saluta Gesù da parte mia. In tutte le tue azioni, anche le più indifferenti, sii geloso di eseguirle con retta intenzione di piacere a Dio, gettando dietro ogni benché minima sollecitudine dell'utile proprio. Salvare le anime pregando sempre. Io ho fatto al Signore la seguente preghiera: Signore, fammi morire anziché trovarmi presente e coloro nell'atto di offenderti. Madre mia, infondi in me quell'amore che ardeva nel tuo cuore per lui, in me che, ricoperto di miserie, ammiro in te il mistero del tuo immacolato concepimento e che ardentemente bramo che per esso tu mi renda puro il cuore per amare il mio e tuo Dio pura la mente, per assorgere a lui e contemplarlo, adorarlo e servirlo in spirito e verità, puro il corpo affinché sia un suo tabernacolo meno indegno di possederlo, quando si degnerà di venire in me nella santa comunione.